Qual è uno dei maggiori problemi nella vita di un individuo? Il fatto che non sappia o che non sia sicuro su quello che gli capiterà domani e soprattutto non è sicuro di essere nelle condizioni di sopravvivere nel futuro. Le persone cercano di trovare delle risposte, ma generalmente falliscono e due domande assumono un'importanza cruciale. Cosa posso fare se devo rimborsare i miei debiti a breve termine? Come modificare la situazione quando le spese superano il reddito? Il fatto di non avere risposta a queste domande spesso provoca incertezza sulle proprie capacità e non consente di pianificare a lungo termine. Invece di stabilire traguardi ed obiettivi globali, l'individuo inizia ben presto a pensare nei termini di riuscire ad arrivare alla fine del mese. In tali condizioni, l'individuo spesso sperimenta la depressione e la paura di perdere tutto ciò che ha. Ed oggi sempre più persone ignorano le conseguenze, ricorrendo ad antidepressivi e droghe legali come fuga dai problemi. Ogni anno, soltanto negli Stati Uniti, dalle 100 alle 200.000 persone muoiono a causa di medicinali e farmaci prescritti per via farmacologica. Questo numero è maggiore rispetto a quello degli incidenti stradali. Tuttavia, gli americani non sembrano preoccuparsi affatto di queste cifre. Ogni anno assumono sempre più droghe. Troppe aziende farmaceutiche e politici corrotti hanno interessi economici sui farmaci, i quali procurano guadagni sempre più alti. E l'aumento dei ricavi, a sua volta, consente ai produttori di attirare sempre più politici dalla loro parte. Come risultato di questo circolo vizioso, milioni di persone affrontano false diagnosi che con tanto di firma prescrivono loro miliardi di compresse. Se la pubblicità degli antidepressivi fosse corretta, dovrebbe dire alle persone che nessuna droga farmacologica è in grado di risolvere la causa del problema che provoca depressione, disturbi sessuali, suicidi e paure. E se una persona conoscesse con certezza la causa del problema, la sua vita presenterebbe molte meno incertezze ed ansie. Noi crediamo che adesso sia giunto il momento giusto per fare una vera diagnosi. Mancanza di sicurezza finanziaria. Oggi questo virus ha infettato l'intero pianeta e continua ad intrappolare sempre più vittime nella sua rete. Il fatto è che la maggior parte delle persone e delle loro famiglie sul nostro pianeta, esattamente come la maggior parte dei nostri governi, vivono nel debito e non riescono a bilanciare spese e redditi. E può venire in mente questa idea associata al pericolo per la propria sopravvivenza. Questo è un tipo di segnale di avvertimento che il cervello dà ad una persona sotto forma di dolore emotivo e mentale piuttosto che fisico. Di regola, tale situazione nella vita di una persona si riflette nel fatto che deve lavorare e fare cose che le vengono imposte, invece di potersi dedicare a quelle che vorrebbe fare. Per esempio, una persona è costretta a cercare un secondo lavoro, oppure deve continuare a svolgere quello attuale che non ama affatto. Quindi, come può una persona evitare il contatto con questo famigerato virus relativo alla mancanza di sicurezza finanziaria? Molti sono abituati a credere che nel nostro tempo sia impossibile vivere nella sicurezza finanziaria. Ma noi crediamo che questo non sia vero. Innanzitutto, una persona dovrebbe comprendere che esistono meccanismi economici consolidati che consentono di bilanciare spese e redditi, indipendentemente dal livello di reddito corrente. Il buon senso ci dice che se conosciamo la causa del problema, possiamo sempre fare qualcosa per eliminare o almeno ridurre gli effetti indesiderati. Nel nostro caso è necessario spegnere il pulsante di allarme della mancanza di sicurezza finanziaria che si trova nella propria mente. Come farlo? Crediamo che una volta appresi i meccanismi economici, una persona sarà in grado di bilanciare le spese ed i redditi. Quando questa condizione è soddisfatta, il pulsante di allarme mancanza di sicurezza finanziaria viene disattivato ed il virus sconfitto. Finora abbiamo parlato molto del tuo reddito. Ma non pensi che il problema principale sia in questo fastidioso pulsante di allarme relativo alla mancanza di sicurezza finanziaria che è stato attivato nella nostra mente dal virus? Tale interpretazione dei dati può far sollevare obiezioni tra coloro che non sono interessati a trovare la vera ragione e la comprensione dell'integrità delle persone che fanno parte del gruppo.
Ad esempio, un tale gruppo può avere conoscenze o tecnologie che rimarrebbero inaccessibili ad una sola persona. Sappiamo quanto sia difficile realizzare da soli le condizioni per una sicurezza finanziaria. Infatti, è molto più facile farlo insieme ad altre persone in un gruppo della mentalità simile. Noi di Global Intergold abbiamo la conoscenza e la tecnologia necessarie per affrontare il virus della mancanza di sicurezza finanziaria e per liberare una persona dal mondo cupo della depressione e dell'ansia. Noi abbiamo fatto la nostra parte per rendere possibile la sicurezza finanziaria. Ora sta a te decidere se utilizzare la nostra conoscenza e la nostra tecnologia per ottenere sicurezza e successo a lungo termine.